Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come: anche Vito Coppola potrebbe lasciare il talent condotto dalla signora di Rai 1. Dopo il caso Todaro, si tratterebbe di un siluramento nei confronti di Milly Carlucci? Scopriamone di più insieme. Aveva già destato malumori l'addio di Raimondo Todaro al format di Rai 1, Ballando con le Stelle. Il ballerino siciliano che aveva raggiunto il successo grazie alla trasmissione di Milly Carlucci, dopo tante edizioni aveva pur deciso di passare alla concorrenza, facendo le valigie a tutto beneficio di Mediaset. L'operazione rappresentò un grande acquisto per l'azienda del Biscione, a scapito della diretta concorrente di Viale Mazzini. Artefice della trattativa era stata Maria De Filippi, la quale si confermava la donna più potente della televisione italiana. Adesso, certe indiscrezioni vorrebbero anche Vito Coppola in uscita da Ballando. In tal caso la scuderia della Carlucci sarebbe privata del vincitore della scorsa edizione del talent di Rai 1. La vittoria era stata raggiunta alla prima partecipazione in tandem con la cantante genovese Arisa. L'addio di Vito Coppola, la domanda è, se anche Vito Coppola abbandonasse Ballando con le Stelle, si tratterebbe di un tradimento, nei confronti di Milly Carlucci. Oltre Ballando, non sfugge infatti che lo stesso abbia consolidato la sua posizione in TV grazie anche alla partecipazione al format Il Cantante Mascherato, diretto anche questo dalla signora Carlucci. Ma, stando ai rumors, Coppola sarebbe stato fatto destinatario di una proposta lavorativa alla quale difficilmente si può dire no. Stavolta, però, non c'entra mica Maria De Filippi. No, l'attenzione per il giovane sarebbe stata manifestata niente poco di meno che dalla BBC, che lo avrebbe contattato per proporgli di diventare il nuovo maestro nella versione inglese di Ballando con le Stelle, Strictly Come Dancing. Gli addetti ai lavori si stanno premurando a smentire pertanto ipotesi di attrito tra Milly Carlucci e Vito Coppola, in cui potrebbero essere coinvolti anche vertici dell'azienda pubblica. Al momento bocche cucite, nessuno sa quale sia l'orientamento del ballerino. Come già accennato, l'edizione 2021 di Ballando è stata vinta dalla coppia Arisa Coppola, che si è dimostrata la più performante, anche sotto l'aspetto dell'intesa personale. Tanto più che si è parlato pur di qualcosa di tenero tra i due protagonisti della vicenda. Anche in questo caso non ci sono state conferme, grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per aggiornare le ultime novità prima di tutti. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.